Ovviamente si stanno muovendo tutti quanti i parlamentari per raggiungere Montecitorio. Dice Boccia, si può chiedere di lasciare il governo in vita ma eleggere un presidente indipendentemente dal profilo a maggioranza magari con qualche cambia casacca? Questa non tiene l'indraghi ma fa saltare tutto quanto per aria. Ecco. Quartapelle. Sì, questo è quello che noi stiamo dicendo da un mese e mezzo. Dobbiamo trovare un nome che risponda almeno alla maggioranza di governo, se non a una maggioranza più larga. Non è che si può pensare di eleggere il Presidente della Repubblica con una maggioranza e continuare a governare con una maggioranza diversa. Questo creerebbe molta confusione. Certo, c'è oggi una disponibilità a discutere, il centrodestra ha fatto altri nomi dopo quelli di Berlusconi, io mi auguro che i leader si incontrino al più presto proprio per arrivare a identificare un nome, ma serve un nome che sia almeno votato dalla maggioranza di governo, magari di più, cioè sarebbe bello che io e Andrea Del Mastro votassimo lo stesso candidato o la stessa candidata. Quello sarebbe veramente un presidente che risponde al dettato costituzionale di rappresentare l'unità nazionale. Glielo può chiedere a Del Mastro? Del Mastro è disponibile? Ma guardi, io sono disponibilissimo e ci mancherebbe ancora. Il problema è il team Iodano se dona ferenter, cioè io temo i greci anche quando portano doni. Se il PD con la storia di un candidato che riscuota prima il consenso a maggioranza e poi anche qualche cosa in più, immagina come al solito di proporre un suo candidato, perché gli unici di altri profili sono sempre quelli del PD, gli unici super parte sono quelli del PD, e allora hanno sbagliato evidentemente destinatario, perché non solo Andrea Del Mastro ma Fratelli d'Italia è assolutamente indisponibile a riconoscere una sorta di supremazia morale al PD che avrebbe tutti uomini dalla chiara provenienza ma che loro sono super parte, mentre quelli di centrodestra non sarebbero Del Mastro super. Ma l'idea delle conclave le piace? Abbiamo superato l'impresentabilità nel giudizio della quarta pelle del PD, abbiamo superato l'impresentabilità, ma continuiamo a rimanere di parte. I loro incredibilmente sono tutti Del Mastro, le piace l'idea di Letta di un conclave? Ma guardi, il conclave laico lo stiamo già vivendo e con delle scene che rasentano il ridicolo e che sono assolutamente incomprensibili per gli italiani, lo viviamo tutti i giorni dentro una sorta di conclave. È chiaro, per essere invece seri... Ah, ho capito adesso il riferimento con la pandemia, adesso ci sono arrivato ora con un po' in ritardo. Prego, prego, conclude Del Mastro, poi Quartapelle. Dico, allora, se poi si riesce a trovare un percorso condiviso siamo i più contenti, ma il percorso condiviso non deve avere pregiudizi su quella altra metà del cielo che è il centrodestra, perché non siamo figli di un dio minore, anzi ricordo a Quartapelle che per il momento in Parlamento saremmo, se proprio dovessimo parlare di dio minore o di dio maggiore, siamo i figli di un dio maggiore avendo in ogni caso una maggioranza. Quartapelle. Beh, Quartapelle. Allora, Del Mastro sa bene che il PD, come ha detto anche il segretario Letta, avrebbe tantissimi nomi da presentare come Presidente della Repubblica, ma abbiamo deciso di non fare un nome di parte, né di fare rose di nomi di parte, proprio per favorire il dialogo. Quindi non vogliamo né presentare un esponente iscritto al PD, e siamo disponibili a discutere di tutti i nomi. Credo però che sia giunto il momento della decisione. Oggi è la giornata in cui si deve decidere, quindi l'idea di confrontarci, che si confrontino i leader, poi insomma sappiamo bene, no? Ecco, scusi Quartapelle, perché arriva adesso la notizia, una notizia l'AGI, e il centrodestra dovrebbe optare per la scheda bianca anche alla terza votazione, fonti interne alla coalizione. Prego. Beh, Quartapelle. Questo è interessante perché se, ieri, bene, scusami, perché è una disponibilità al dialogo. È una disponibilità al dialogo da questo punto di vista. È fortissimo perché la giornata di ieri si è conclusa con quella conferenza stampa in cui i tre leader si sono messi al tavolo, i tre, quattro, poi c'è anche i centristi ovviamente, e hanno detto i nostri nomi sono Pera, Moratti, Nordio, hanno spiegato. Perché quei tre erano nomi eccellenti, convergiamo sui tre e oggi dici scheda bianca. Perché si era parlato insomma dell'ipotesi Nordio. È chiaro che appunto che anche loro non ci credono e questo era evidente, quindi ma neanche la finta che Fratelli d'Italia scrive Nordio, Forza Italia. Però da questo punto di vista probabilmente la lettura che fa la Quartapelle, ovvero quello di una disponibilità al dialogo, credo che sia abbastanza chiara. Prego Quartapelle, che l'ho interrotta.
No, questo, bene che il centrodestra voti scheda bianca, certo, proprio per dare il segno di una disponibilità al dialogo. Ieri sera sembrava che volessero votare un loro candidato, è tutto legittimo, però avrebbe segnato una rottura, esatto, rispetto a una discussione che deve ancora avanzare, perché poi Del Masso diceva abbiamo più voti noi, i conti dicono invece che abbiamo più voti noi, insomma il punto non è vedere chi ha più voti ma cercare di convergere rispetto a un nome che raccolga la stragrande maggioranza dei parlamentari, che secondo me non deve essere un nome di parte, ma deve essere un nome in cui tutti quanti ci riconosciamo. Allora adesso devo andare, un secondo, un attimo.